Leonardo Pieraccioni mette in guardia Albano e Romina, non si torna con gli ex. Il regista rivolge il suo avvertimento all'ex coppia Carrisi, in occasione della presentazione del suo ultimo film. I due intanto si danno al relax, separatamente. Attenti a tornare con gli ex, è questo il messaggio che Leonardo Pieraccioni lancia con il suo ultimo film, Se sono rose. Nel corso di un'intervista rilasciata alla stampa, l'attore regista coglie l'occasione per mettere in guardia anche Albano e Romina, di cui recentemente si è parlato di seconde nozze. Intanto gli ex Carrisi si godono il relax delle vacanze, rigorosamente separati. Sarà che avranno deciso di seguire il consiglio del toscano. Il monito di Pieraccioni. La star de Il Ciclone ha di recente presentato la sua ultima fatica cinematografica, Se son rose. La pellicola vede, come al solito, Leonardo Pieraccioni romantico protagonista che decide di rincontrare tutte le sue ex. Una decisione che non si mostra molto saggia, dal momento che ogni incontro si rivela un disastro. Il monito di Pieraccioni quindi non è che uno, niente minestre riscaldate. Nel raccontare la trama del film, il regista fa riferimento a due big della canzone italiana, Albano e Romina. Mai rimettersi con l'ex, lo sconsiglio anche a Romina e Albano. L'amore torna con le stesse dinamiche. Proprio loro, infatti, di recente hanno fatto sognare migliaia di fan che sperano di rivederli di nuovo insieme. Niente seconde nozze in vista. Le aspettative sono cresciute così tanto dopo la rottura tra il pugliese e Loredana Lecciso, che addirittura si è parlato tra Albano e Romina di seconde nozze. Ma di risposarsi l'ex coppia Carrisi, non ne vuole proprio sapere. Dopo un anno di tournée in giro per il mondo, fianco a fianco, Albano e la Power hanno diviso le loro strade per quest'estate. Entrambi sono a caccia di riposo e relax, ma separatamente. Lui è ad Angera, una località sul Lago Maggiore, in cerca di solitaria tranquillità. Lei, invece, ricarica le sue energie attraverso la meditazione e la spiritualità, come mostrano le foto delle statue buddiste che ha pubblicato su Instagram.